Sono preoccupanti e con numeri in aumento i dati sulla dispersione scolastica in Italia. Nel 2021 il 23% dei giovani della fascia d'età tra i 18 e i 24 anni ha lasciato la scuola prima di effettuare l'esame di Stato oppure l'ha terminata senza acquisire competenze di base minime. Per far fronte a quella che può essere considerata come una vera emergenza, che peraltro interessa anche altri paesi europei, la Soprintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e GIP FIPAM dell'Académie de Nice hanno progettato un sistema di azioni di prevenzione dell'abbandono degli studi a partire dalle esperienze consolidate nei territori e sperimentandone di nuove. Nasce da questa esigenza il progetto PRIMO, acronimo che sta per perseveranza, riuscita, inclusione e motivazione, realizzato con i fondi dell'Unione Europea e che si è sviluppato dal 2018 al 2022 coinvolgendo istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e della Costa Azzurra. L'intervento del progetto PRIMO si è sviluppato lungo tre linee d'azione: l'individuazione e l'accompagnamento degli studenti a rischio di esclusione, la ricerca di alleanze educative tra sistemi, scuola-impresa, scuola-terzo settore, e la progettazione e realizzazione di percorsi per la perseveranza e la riuscita scolastica, basati sull'orientamento e la formazione. PRIMO ha perseguito un approccio multidimensionale reso possibile dalla partnership multisettoriale che ha raccolto istituzioni ed enti nel settore istruzione, formazione e politiche sociali, oltre alla cooperazione transfrontaliera, attraverso scambi di prassi e formazione congiunta di insegnanti e formatori. Sta in questo l'innovazione introdotta da PRIMO, nella messa a punto di un sistema multi-istituzionale di prevenzione del fallimento scolastico. La dispersione scolastica sicuramente non è un fenomeno inevitabile. Dobbiamo lavorare tutti come comunità educante per contribuire al successo formativo dei nostri ragazzi. Con in particolare il progetto PRIMO abbiamo cercato in questi 3-4 anni poi diventati di lavoro, anche attraverso il confronto con i partner del PACA, in particolare dei licei e delle scuole medie, dei college di Nizza, di lavorare in tal senso. Projet Formation, in collaborazione con gli istituti tecnici e professionali valdostani, ISIT di Varres, l'Istituto Don Bosco di Châtillon e l'Istituto Manzetti di Aosta e il partner francese GIP FIPAN dell'Académie de Nice, ha sviluppato un approccio sistemico ai percorsi di apprendimento basati sul lavoro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Questo approccio è fondato sulle seguenti azioni: attività formative con gli studenti, propedeutiche agli stage in azienda, tirocini curricolari e stage in azienda per gli studenti, attività formative per gli insegnanti e tutor aziendali anche in modalità trasfrontaliera propedeutica ai tirocini in mobilità, mobilità a distanza sul tema dell'efficienza e del risparmio energetico realizzata attraverso la piattaforma Zoom. La nostra scuola, che è l'ISIL TEP di Varres, ha aderito al progetto nell'ambito degli stage dell'alternanza scuola-lavoro. Questo per poter offrire un'opportunità a tutti quei ragazzi, soprattutto del tecnico e del professionale, che magari si trovano in difficoltà in alcuni momenti, diciamo, della loro vita scolastica, dar loro quindi l'opportunità di poter entrare nel mondo del lavoro in maniera un po' anticipata, nel senso che la nostra scuola, l'ISIL TEP, comunque per vocazione sia nel tecnico che nel professionale, avvia comunque progetti di stage di alternanza scuola-lavoro, ma a partire dalla terza. Col progetto PRIMO si poteva, diciamo, anticipare questa possibilità dei ragazzi, soprattutto di seconda, per poter, diciamo, entrare nel mondo del lavoro, per vedere un pochino quale sarebbe potuto essere il loro futuro, perché sovente questi ragazzi magari si iscrivono però non hanno ancora ben chiara l'idea di quello che potrà essere il loro progetto di vita.
Il secondo tipo di attività del progetto Primo è costituito dai percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage in azienda per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado. Sono state realizzate anche attività tra studenti italiani e francesi con modalità e-twinning ed interventi di avvicinamento al mondo del lavoro per allievi della scuola secondaria di primo grado attraverso la condivisione della buona prassi Mini Enterprise. Una menzione particolare va all'artigianato. Questo settore economico è molto diversificato nelle sue espressioni in funzione delle tecniche produttive, dalle più tradizionali alle più moderne. Un esempio per tutti è la tecnica del tornio a pertica, che rappresenta in modo simbolico il ritorno d'attualità di tecniche produttive a basso costo energetico. Per questo l'artigianato, pur essendo un'attività che conserva la memoria delle più antiche produzioni di un territorio, può essere ancora attualissimo. Nel caso di diverse produzioni tipiche dei vari territori, si assiste al rilancio della tradizione in un contesto fortemente ricettivo. Lo prova il fatto che l'Europa manifesta una forte attenzione per l'artigianato e la sua riqualificazione, soprattutto in relazione alle giovani generazioni, sollecitate a mettersi in gioco riscoprendo i mestieri artigianali. Le attività che hanno coinvolto gli studenti hanno smussato tutte quelle che erano le criticità che i ragazzi avevano e che percepivano come difficoltà. Difficoltà anche relazionali, difficoltà anche caratteriali, e hanno apprezzato molto sia l'attività di alternanza scuola-lavoro, perché sono stati immessi in un mondo del lavoro poco conosciuto che ha dato loro tutt'altra dimensione rispetto alla dimensione scolastica, sia alle esperienze che hanno fatto con la compagnia teatrale Palino Die, che ha attraverso il processo di elaborazione teatrale ha aiutato tanti ragazzi a far emergere quelle che alla fine sono delle qualità dei ragazzi che però hanno molto timore a far emergere, o che comunque, dovendo farlo da soli, non sono sempre in grado di partecipare spontaneamente. L'attività del progetto Primo mi è piaciuto perché è un'opportunità che aiuta noi giovani minorenni ad avvicinarci al mondo del lavoro, e questa attività in futuro mi servirà perché quando uscirò fuori dalla scuola saprò già come procedere poi con i lavori e tutto. A giugno parteciperò a uno stage che era riferito al progetto Primo, e faccio questo stage per avere un'esperienza di lavoro e approfondire le mie capacità nel settore della falegnameria. E penso che questo progetto mi aiuterà per la concentrazione e la coordinazione. Il mio tutor è stato molto gentile, molto simpatico, e mi ha insegnato alcune cosine su delle colonnine delle macchine elettriche, per caricare le macchine elettriche. Il progetto Primo è stato molto importante perché ti indirizza nel mondo del lavoro. Io sono andato a lavorare con Cramarossa. Il mio tutor è stato molto bravo, erano tutti molto simpatici, e ho imparato anche delle cose nuove che a scuola non facevo. Con questo stage ho imparato un po' come funziona il mondo del lavoro da dipendente. È stata un'esperienza molto utile e interessante, che secondo me un po' tutti quanti dovrebbero fare, e quindi sì, sono molto contento di averla fatta e la rifarei assolutamente. Con la nostra scuola abbiamo partecipato nell'ambito di Primo al progetto e-twinning, questa piattaforma che permette di appunto lavorare su progetti insieme a tante altre scuole. Il vantaggio è stato proprio questo, il fatto di lavorare in modo diverso sicuramente rispetto a come i ragazzi sono abituati, e appunto interagire con altre scuole, con altre classi, è stata sicuramente la parte che ha entusiasmato di più la classe. Il tutto avveniva attraverso il collegamento su questa piattaforma, su questo sito, su cui abbiamo caricato le attività svolte insieme ai ragazzi, quindi video, foto che fossero a testimonianza delle attività appunto svolte in classe. Io e la mia classe, la seconda IAM, abbiamo lavorato su un progetto, gli stereotipi sullo sport, lavorando sulla piattaforma di e-twinning, e abbiamo collegato diverse materie come francese, diritto, scienze integrate e scienze motorie.
Il progetto Primo ha messo a confronto e testato congiuntamente un sistema di azioni di prevenzione della dispersione scolastica a partire dalle esperienze consolidate in Valle d'Aosta e in Provence Alpes-Côte d'Azur, con l'obiettivo di sperimentarne di nuove. La cooperazione transfrontaliera ha portato indubbi vantaggi. Da un lato ha consentito lo scambio delle migliori pratiche in materia di prevenzione della dispersione, dall'altro ha permesso di approfondire il fenomeno della dispersione e dei fattori che lo determinano, proponendo strategie e strumenti operativi idonei e replicabili su tutti gli ordini scolastici.